Ciao a tutti cari amici e bentrovati con una nuova canalizzazione del pensiero da parte della persona a cui pensate. Allora, andiamo a vedere con i nostri oracoli dell'amore che cosa sente, cosa prova, che cosa vi vuol dire, qual è un po' la situazione. Prendiamo le nostre 5 carte e poi andiamo un po' a leggere qual è la situazione. Allora, prendiamo l'ultima carta, ecco, ne uscite una in più, andiamo un po' a vedere subito. Io vi ricordo sempre che sono interattivi, quindi cercate di non forzare le cose, se sentite che non vi appartiene, lasciate andare la stesa, non forzate i meccanismi. Allora, andiamo a far così, così ci stanno tutte, dovreste vederle. Allora, è sicuramente qui una persona che vi pensa con grande tenerezza, con grande affetto. È un uomo che in questo momento vorrebbe starsene con voi, vicini, abbracciati. Sentirvi sereni, proprio tra le braccia l'uno dell'altro. Scusate un attimo perché ho il cane che mi sta seguendo. Eccomi qua, scusatemi, ma purtroppo gli animali quando decidono che si impuntano su una cosa, sono peggio di noi. Allora, quindi questa persona vi pensa con tenerezza, con dolcezza, affetto. Vedete com'è bella questa carta? C'è proprio il desiderio di passare del tempo insieme. Qua c'è proprio un sentimento romantico, affettuoso. È una persona che proprio, cioè, si immagina abbracciati l'uno con l'altro, cioè, abbracciati l'uno con l'altro. Non so, guardando un film, coccolandosi proprio, è molto romantica questa carta. E qui abbiamo una persona che fondamentalmente in questo momento si sente sola, indipendentemente dal fatto che sia impegnata o meno. Questo naturalmente lo sapete voi. Allora, andiamo a vedere un attimo qual è la situazione qua. Allora, la situazione che emerge maggiormente qui è una persona che in certo qual modo sente che la fiducia all'interno di questo rapporto è stata distrutta. È un uomo che comunque ha fiducia nella vostra situazione, nel vostro rapporto, ma qui mi esce la carta del tradimento. Allora, tradimento può essere inteso per alcuni che effettivamente c'è un'altra relazione, un'altra persona, ma mi fa più pensare qui che riguardi un tradimento di fiducia, per esempio, visto che è a fianco alla fiducia. Quindi una persona che si rende conto o che non è stato completamente sincero con voi fin dall'inizio, o ritiene che non lo siate state voi. E quindi è una persona che comunque ha delle grosse perplessità, sta cercando di trovare la strada giusta per probabilmente correggere la situazione, correggere il tiro del rapporto, perché è un uomo che vuole in questo momento, vorrebbe ricominciare con voi, perché appunto ha questo sentimento che è forte, però al momento si sente appunto in disparte, si sente da solo. Per alcuni di voi qua potrebbe trattarsi anche del fatto che se questa persona è impegnata e voi lo sapete, oppure lo siete voi, non è molto convinta di procedere con la vostra frequentazione, con il vostro rapporto, appunto perché sente di tradire la situazione in cui è. Ha fiducia che le cose possano cambiare, possano trovare una soluzione, però vedete com'è intorcigliata la strada che questa persona deve percorrere, non sa che strada prendere,
E quindi al momento devo dire che sicuramente qui c'è un allontanamento o un raffreddamento. Voi potreste addirittura pensare che questa persona abbia, non dico chiuso, ma che la situazione non sia, non vada più da nessuna parte, perché qua proprio c'è il riflettere, il cercare di capire dove andare, cosa fare. Sente che o la persona vi ha detto qualcosa troppo tardi e cioè, capisce che ha tradito la fiducia, che ha tradito un sentimento, che anche un'aspettativa potrebbe essere. E forse vuole correggere il tiro, vuole capire come poter rifare, ritornare a farvi provare delle emozioni. Perché appunto capisce che quello che vuole è riprendere, ricominciare qualcosa da zero, che di fatto forse nella sua vita al momento non c'è nulla di cui su cui investire, che al momento c'è terreno arido e che l'unica cosa bella nella sua vita al momento siete voi ed è anche l'unica cosa che siete l'unica persona, l'unica situazione che può effettivamente dargli un benessere, può crescere e fiorire. Qui c'è la carta della sincerità, quindi è una persona probabilmente che ha rivelato un tradimento in casa, quindi il fatto che è effettivamente innamorato di voi, che vi pensa, che vuole. Che si sente, cioè non pensava questa persona di provare più emozioni e invece è arrivato a capire che può effettivamente ripartire con la sua vita, perché magari è un uomo che al momento non si sente appunto solo e quindi ha rivelato questo tradimento alla moglie e adesso si trova in questa situazione di comunque confusione, cioè bisogna cercare una strada a capire come agire oppure riguarda proprio quello che è successo tra di voi. Quindi ditemi nei commenti qual è la vostra situazione. Qui comunque è una persona che prova veramente, è coinvolta, prova dei sentimenti e vuole proprio partire, vuole avere un nuovo inizio con voi. Probabilmente per alcuni di voi non lo sapete neanche, perché forse questa persona, per alcuni di voi potrebbe trattarsi, il tradimento potrebbe trattare proprio questo, cioè il fatto che non comunica quello che prova, quello che sente. Perché non deve ancora capire come effettivamente arrivare a questo nuovo inizio, lo desidera, ma non sa come andare, da che parte, che strada prendere. Va bene, ditemi nei commenti com'è la vostra situazione, se vi risuona, se sentite che vi appartiene. Io vi do un abbraccio grande, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link con le playlist interattivi, canalizzazione, quindi potete andare a vedere se c'è qualche risposta per voi. Inoltre vi volevo dire che se volete fare qualche proposta per degli interattivi, di scrivermi alla mail che trovate sotto in descrizione, taitarot@gmail.com. Questo perché purtroppo nei commenti a volte quando vi rispondo poi faccio fatica a reperirli. Allora siete tanti e non riesco più a recuperare le domande che mi avete scritto. Quindi se mi scrivete via mail mi restano lì, sono sicura che ci sono. Quindi un po' alla volta cerco di pubblicare tutte le vostre richieste. Io vi do un abbraccio grande e vi aspetto domani con una nuova canalizzazione del pensiero.